Iniziativa per il 2 giugno dell'Ufficio di Presidenza rivolta ai maturandi. Ristampati insieme in un nuovo libro la Costituzione e lo Statuto della Toscana. Saranno distribuiti agli studenti e i singoli consiglieri regionali li porteranno personalmente in diversi istituti. Unanimità dell'Aula per proseguire nelle azioni già intraprese dalla Regione sul tema della sicurezza sul lavoro e svilupparle con risorse adeguate anche nel nuovo piano di sviluppo. Nominati nuovi membri del Consiglio Direttivo del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. I consiglieri regionali vanno nelle scuole. Coinvolgere direttamente le studentesse e gli studenti che si avviano all'esame di maturità in una riflessione sui valori della nostra Costituzione e dello Statuto della Regione Toscana. Il Consiglio regionale ha ristampato insieme i due testi fondamentali in una nuova pubblicazione che sarà distribuita nelle scuole e i consiglieri porteranno personalmente in tanti istituti. Il 2 giugno è stata celebrata la Festa della Repubblica e quest'anno si festeggiavano anche 75 anni dalle prime elezioni a suffragio universale nella storia del nostro Paese. Nel 1946 le donne ottennero per la prima volta nella storia italiana il diritto di voto attivo e passivo per il referendum fra monarchia e repubblica e per l'elezione dell'assemblea costituente che avrebbe scritto la nostra Costituzione. Di qui la decisione di distribuire a tutti i maturandi della Toscana una pubblicazione in formato cartaceo o digitale contenente la Costituzione e lo Statuto della Regione Toscana, così da rendere esplicita anche visivamente l'importanza e l'estrema attualità dei principi fondamentali della nostra Carta e del nostro Statuto. Abbiamo voluto, come Ufficio di Presidenza e il Consiglio regionale, fare un dono, donare a tutti i maturandi toscani il nostro statuto, lo statuto della Regione Toscana e la nostra Costituzione, proprio per festeggiare la festa della Repubblica e per mandare un messaggio, il messaggio che noi mettiamo a disposizione, quella è la nostra storia, le nostre radici, i nostri valori, come piccola cassetta degli attrezzi che ogni ragazzo che terminerà la propria esperienza scolastica, inizierà una fase nuova della propria vita, possa portare sempre con sé. Questo è un anno particolare perché oltre a festeggiare la Festa della Repubblica festeggiamo anche il 75° anniversario della possibilità data anche alle donne, cosa che prima non era possibile, di poter esprimere il proprio voto nella scelta dei propri rappresentanti istituzionali. È un momento importante, lo facciamo coinvolgendo le scuole della Toscana, ma sono davvero felice di poter dire che quasi tutti i consiglieri regionali hanno dato la propria disponibilità per andare in una classe, in una scuola della Toscana a distribuire quello che è il nostro pensiero, il nostro dono ai ragazzi che si stanno maturando. Le scuole della Toscana sono da sempre particolarmente attente, sensibili a sviluppare le tematiche della legalità, dei diritti fondamentali della persona, della Carta Costituzionale, e questa iniziativa quindi va nella direzione di implementare ulteriormente il livello di sensibilità e di attenzione che il sistema scolastico toscano dedica a queste importanti tematiche. Quindi siamo ben lieti di poter collaborare, di collaborare a queste iniziative e alla buona riuscita della stessa. Sì, è importante far conoscere la nostra bellissima e preziosissima Carta Costituzionale alle nostre studentesse e ai nostri studenti, e quindi questo è sicuramente un bel progetto per il quale ringrazio davvero il Consiglio regionale della Toscana, l'Ufficio di Presidenza. Io credo che sia importante, anche a fronte di un momento difficile come quello che stiamo attraversando, avvicinare davvero, far conoscere, approfondire con le ragazze e con i ragazzi la Costituzione e soprattutto i suoi principi fondamentali, che restano ancora oggi assolutamente attuali e che meritano di essere attuati, quindi di dar gambe a questi principi che parlano di solidarietà, di uguaglianza, di diritto alla salute, diritto all'istruzione, diritto al lavoro, pari opportunità, e quindi davvero devono essere parte integrante del percorso formativo dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, ha consegnato i testi ad Abbadia San Salvatore, all'Istituto di Istruzione Superiore Avogadro. L'altro vicepresidente, Marco Casucci, è stato a Cortona il 1° giugno con gli alunni dell'Istituto Tecnico Commerciale e del Liceo Classico. È importante condividere con i ragazzi delle scuole i valori della Costituzione, i valori dello Statuto della Regione Toscana, due carte fondamentali che si legano nella storia della liberazione, della resistenza della nostra terra, e la condivisione dei valori fondamentali
dove tutti i partiti si riconoscono, dove tutti i cittadini trovano fondamenta delle proprie libertà. Pensiamo al diritto all'istruzione, alla formazione, alla salute, alla libertà, principi cardine che trovano fondamento, che devono essere garantiti, attuati mediante le leggi, mediante le istituzioni. Quindi è corretto che noi come rappresentanti dei cittadini toscani possiamo divulgare questa iniziativa, condividerlo con le nuove generazioni, a una generazione che appunto si appresta a fare l'esame di maturità, per il quale noi chiediamo che con forza possa essere fatto in presenza, e magari questi ragazzi possono anche essere vaccinati e nello stesso tempo possono essere fruitori, artefici, protagonisti del loro futuro, loro stessi che hanno sofferto più di altri, a mio avviso, il lockdown e questo anno così complesso, e questo possa essere un segnale di riscatto, di libertà, come lo è stata la Costituzione italiana dopo la guerra. Sono stato da sempre uno dei fautori più convinti del ritorno a studiare e a conoscere i valori della nostra Costituzione, della nostra Repubblica. Ecco perché oggi è particolarmente importante celebrare la festa della Repubblica, anche perché veniamo da un momento difficile e questa festa, grazie all'iniziativa della Regione Toscana, del Consiglio regionale, verrà portata nelle scuole del territorio toscano. È nata in condivisione con tutti i membri dell'ufficio di presidenza ed è stata appoggiata da colleghi di praticamente tutti i gruppi. Questo è veramente bello, perché festeggiare insieme la scuola e le istituzioni, portando ai ragazzi insieme, pensiamo, sia la Costituzione repubblicana sia lo Statuto della Regione Toscana. Altro segnale fondamentale: si riparte tutti insieme, soltanto una azione sinergica dal punto di vista istituzionale e forte con la presenza può veramente essere determinante per la ripartenza. Sicurezza sul lavoro, risoluzione in Consiglio regionale. Un impegno a tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro e a mettere in campo sempre più strumenti affinché questo diritto sia garantito è il contenuto della proposta di risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana, presentata dal gruppo consigliare PD, con la consigliere presidente della Commissione Lavoro Ilaria Bugetti come proponente. L'approvazione del documento arriva a poche settimane dalla tragica scomparsa di Luana D'Orazio, la giovane operaia che il 3 maggio scorso ha perso la vita nell'azienda di Montemurlo dove lavorava. Questa proposta di risoluzione non è solo per Luana, ma per tutte le persone che hanno perso la loro vita sul lavoro, ha detto Bugetti. In Toscana dall'inizio dell'anno sono già 13. Da qui le richieste contenute nella risoluzione indirizzate alla Giunta regionale, alla quale si chiede che il piano straordinario per la sicurezza sui luoghi di lavoro sia rifinanziato anche per i prossimi anni, che vengano ripresi quanto prima gli interventi formativi per le imprese, rivolti sia ai datori di lavoro che ai dipendenti. Questa proposta di risoluzione parte da un pregresso, cioè da un lavoro che la Regione Toscana ha svolto già in questi anni, che poi ha portato dal 1 dicembre del 2013, con la morte di 7 operai a Prato in un'azienda cinese, ha portato poi alla legge 28 del 2019, con un percorso lungo. Da cui sono partiti poi tutti i controlli e le ispezioni nelle varie aziende, fino ad arrivare ad un numero di aziende che supera le 8.200 aziende controllate, con l'assunzione di 74 ispettori e con soprattutto accordi interistituzionali con le forze dell'ordine, con le associazioni di categoria, con i sindacati. Quindi un lavoro serio, duraturo e programmato fatto nella regione da tanti anni. Ora siamo al momento in cui, partendo dal tragico episodio della morte di Luana D'Orazio, ma senza dimenticarsi delle altre vittime, purtroppo oggetto di tragedie in questi primi mesi in Regione Toscana, sono oltre 13 purtroppo, abbiamo voluto lanciare un segnale di rilancio di questo tema su cui non dobbiamo mai abbassare la guardia. Cambiano le condizioni, cambiano i macchinari, cambiano le regole e quindi la Regione Toscana ha l'obbligo di vigilare, ma di stare a fianco anche ai lavoratori, alle imprese, per consentire di avere una sempre maggiore attenzione su come si sta nei luoghi di lavoro. Ecco perché ho parlato di cultura del lavoro e di cultura dei lavoratori. Abbiamo chiesto in particolare che nel PRS entrasse il finanziamento come capitolo di questa della legge lavoro sicuro. Abbiamo chiesto che ripartissero i corsi di formazione che vengono fatti nell'ASL Toscana Centro, che erano stati sospesi per il Covid, e abbiamo chiesto che con le commissioni addirittura si potesse arrivare a fare anche delle modifiche qualora necessarie alla legge 28, in modo da prevedere non solo le imprese straniere ma anche le imprese italiane, sempre con il principio costruttivo di aiutare sia le imprese che i lavoratori a stimolare e a seguire le regole nella miglior maniera possibile. Il consiglio direttivo del Parco Migliarino.
Sono stati nominati dal Consiglio regionale i 7 componenti del Consiglio direttivo del Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Si tratta di Claudia Principe, Paola Nuvoli e Alessandro Corretti, designati dalla comunità del parco, Alessandra Buscemi, designata dalle associazioni ambientaliste, Maurizio Badecchi, designato dalle associazioni di categoria, Francesca Ceccarini e Letizia Checchi, designate dal Consiglio regionale. L'atto è stato approvato a maggioranza con il voto contrario del Movimento 5 Stelle. Il presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, si è congratulato per il fatto che 5 nominati su 7 sono donne. La nomina è stata accompagnata da una lunga discussione in aula a seguito dell'intervento di Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle, la quale ha denunciato che buona parte dei designati non ha le competenze previste dalla normativa. Il parco versa in una situazione disastrosa, frutto di malgestione, che è sotto gli occhi di tutti, ha commentato Noferi. Ora avrà un comitato direttivo di persone che non sanno nulla di agronomia, ambientalismo e naturalismo, e anche per il nuovo presidente si parla di un laureato in scienze politiche. Si guarda all'interesse politico e non a quello pubblico. Per il futuro del parco non è un buon segnale, ha detto Noferi. Abbiamo votato contro anche in rispetto di una petizione che ritenevamo giusta e che è stata fatta da molte persone. Il Parco Migliarino San Rossore versa una situazione veramente molto critica e molti comuni, cittadini e associazioni chiedevano che fossero fatte delle nomine di persone che avessero la necessaria esperienza e curriculum per cercare di tirarne di nuovo sulle sorti. E abbiamo visto invece di curriculum eccellenti sicuramente, ma non sotto i profili e requisiti dell'ambiente e delle conoscenze del settore. In particolare le due che vengono fatte dal Consiglio regionale, due persone sicuramente eccellenti sotto molti profili, ma che non sembrano avere quell'esperienza che tutti noi, compreso il Movimento 5 Stelle, vorrebbe per questo ente che continua a versare in situazioni davvero molto critiche e che probabilmente avrebbe avuto bisogno appunto di quelle competenze specifiche che la cittadinanza in primis vuole. Noi abbiamo detto che intanto quello che diciamo sempre sul parco di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, che deve tornare ad essere un parco, questo lo diciamo ormai da anni e sosteniamo che la scorsa gestione non abbia risolto assolutamente niente, anzi purtroppo alcuni problemi con l'incuria si sono aggravati. Per essere un parco deve tornare a vivere, bisogna che i cittadini siano anche ovviamente invitati ad andare a visitare quei luoghi, agevolati, e soprattutto va fatta promozione, vanno risolte le problematiche che ormai noi tutti conosciamo. Io arrivo dalla zona di Massarosa, abbiamo un lago che porta un nome anche importante perché è il lago di Puccini, del maestro Puccini, che però ha bisogno ovviamente di trovare un equilibrio ambientale, di trovare soluzione a tutti i problemi che insistono sulle baracche, le bilance e quindi i ricoveri dei barchini. Abbiamo il tema della zona del parco Pisano, dove vediamo grandissime possibilità di accesso per le famiglie, per i ragazzi, per chi studia, ma che ancora vengono precluse da quest'idea ambientalista sfrenata che punta più all'abbandono che allo sviluppo del territorio. Ecco, noi pensiamo che le nomine fatte ora, speriamo, siano volte a dare veramente un cambio di passo al parco di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, perché riteniamo che sia fondamentale. Da accanto nostro come Lega abbiamo nominato una persona che arriva dal mio territorio e che con le tematiche le conosce benissimo perché ci è cresciuta, ha fatto anche attività proprio per cercare di risolvere queste problematiche. Io credo che con la buona volontà, la conoscenza dei luoghi, che è fondamentale, si possa tornare a far vivere un'area che è stupenda, che è splendida e che però deve essere valorizzata, non tenuta come ad oggi purtroppo accade spesso come una discarica a cielo aperto. E sulla figura del presidente si è soffermata anche Elisa Montemagni della Lega. Noi crediamo che anche in questo caso si denoti una spaccatura interna al PD non indifferente. Da settimane, forse da mesi, si susseguono le indiscrezioni dei nomi, il nome appannaggio lo sappiamo del presidente, a noi ci interessa e speriamo vivamente che sia un presidente questa volta che ha voglia di risolvere i problemi, perché con la filosofia e i racconti non risolviamo le situazioni che ci sono in essere. Ci auspichiamo che il presidente Gianni nomini una persona che sappia il fatto suo, ma soprattutto che sappia prendere decisioni su tutte quelle problematiche che gravano sul territorio.